vuole portare a Messina un sindaco in continuità con l'esperienza amministrativa vincente di Cademo De Luca. Cademo, sapete, è andato a Palermo perché domani è un altro grande evento che lo porterà poi a quella che è la sua campagna elettorale come sindaco dei siciliani, e quindi io non volevo mancare, non solo, ripeto, per salutarvi ma per ringraziarvi, perché sinceramente, al di là della disponibilità che avete mostrato nelle candidature dirette, nelle mie liste, mi state dando tanto affetto e tanto calore che sono sicuro, da sindaco di Messina e della città metropolitana di Messina, saprò ricambiare nei vostri territori. Ho sentito che molti dei vostri iscritti sono già amministratori di comunità che fanno parte della città metropolitana, quindi questo più che una promessa è un impegno, perché il territorio, come ho detto all'inizio, di Messina è uno unico e indivisibile, ma Messina non è città, è città metropolitana, questo ce lo dobbiamo ricordare. Quindi volevo solamente darvi una testimonianza diretta, oltre che con la presenza, con l'impegno, che la sfida che stiamo affrontando insieme ci dovrà far risultare non solo vincenti ma protagonisti dei prossimi anni di governo. Quindi grazie ancora e vi lascio alla presentazione. Un ringraziamento particolare veramente ai miei candidati, perché li sento miei, quindi mi prendo in prestito, e ai quali, anche se non sarò presente, farò un abbraccio e un saluto virtuale quando verrete presentati. Grazie ancora, grazie. Grazie a Nino per l'invito, e volevo complimentarmi con te con la tua splendida associazione che opera da diversi anni, per ciò che state facendo, per ciò che avete realizzato, e ora voglio aprire una parentesi, e per ciò che farete in futuro. La parentesi è questa perché, come ben sapete, grazie al lavoro di tanti soci, al lavoro di tantissima gente che veramente si è prodigata, è stato acquistato questo defibrillatore vendendo le uova pasquali, e il defibrillatore, io faccio il chirurgo policlinico da parentesi, quindi so cosa vuol dire che un aggeggio del genere salva la vita. Quindi adesso c'è questa cultura di collocarli in tantissimi posti, prima no, e questo sta a significare la valenza di questa iniziativa che l'associazione 5-6 ha fatto. Quindi un grande complimento per ciò che avete fatto, per l'idea che avete avuto. Ne avevamo parlato, mi sembra che questo defibrillatore sarà collocato a Piazza Cheroli, da quello che so, e questo anche è importante, quindi una piazza centralissima di Messina dove transitano tantissime persone, e quindi il posto è quello giusto. Di dire che in questi anni ha lavorato, Basta Elastica l'abbiamo fatto da 3 anni, la spesa solidale l'abbiamo fatta di nascosto perché il sociale, questo tipo di sociale non si pubblicizza troppo. Io non voglio, per esempio, questa sera evitiamo di spettacolarizzare quello che secondo me però è stato straordinario, l'idea di donare un defibrillatore alla prossima caserma dei carabinieri che verrà installata in Piazza Cheroli. Antonella Sacca, che tra l'altro oggi fa il compleanno, non... ha curato, diciamo così, la consegna appunto all'ordine dei carabinieri, che faremo in un'altra occasione, perché solo se veloci insieme andiamo lontano. Questo è il nostro spirito, e io vi dico, continuiamo così e apprezziamo la politica. Allora qualcuno di voi potrebbe dire: ma in un momento così terribile a livello nazionale, a livello regionale, Nino Chiofalo viene qua e mi dice di apprezzare la politica. Io, come dicevo, sentivo una volta Benigni, dicevo, non dico di apprezzarla, dico di amarla, perché la politica va amata, perché è l'unico mezzo che abbiamo per organizzare il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, e migliorare il nostro territorio. Quando sento a me la politica non mi piace, fate voi, è come se dicessero fate voi della vostra vita, cioè dell'organizzazione, è l'unica arma che abbiamo per organizzare il nostro territorio, il nostro futuro e il nostro paese. Messina, vi dico purtroppo dei dati che non sono belli, con l'associazione abbiamo aderito a una campagna che si chiamava Se resta Renesci, perché Messina è una delle, purtroppo, la città siciliana con più persone che emigrano verso altri posti. La Sicilia in totale, vanno via 60.000 siciliani l'anno, sono numeri pazzeschi. Messina è la prima provincia in Sicilia, come se una città come Barcellona, per esempio, conoscete tutti, Barcellona Pozzo di Cotto, scomparisse ogni anno. Questi sono temi che noi facciamo. Possiamo noi
migliorare, sistemare questa cosa? Probabilmente no, però possiamo iniziare un percorso formativo, possiamo iniziare sulle nuove generazioni e creare qualcosa che possa migliorare il territorio. L'abbiamo già fatto nel nostro piccolo con tante iniziative e lo facciamo con la politica, una politica che Marco dice giustamente, noi c'è grande soddisfazione, abbiamo amministrato in più paesi sempre con la consapevolezza, sempre solo con le nostre forze. A Terme di Natale abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria contro onorevoli senatori, siamo stati da soli con Nino Iocolo, candidato sindaco, e oggi rappresentiamo l'opposizione, che ha una grande responsabilità. Chiara Calabrò è una consigliera comunale e abbiamo 4 consiglieri su 12. Questi sono risultati importantissimi che io sono sicuro che potete fare qui a Messina, ma qua a Messina li faremo in maggioranza, perché Federico Basile sono sicuro sarà il prossimo sindaco di Messina, la continuazione giusta di Cateno De Luca. E a proposito di Cateno De Luca, volevo citare Shakespeare stasera, perché Shakespeare diceva: per problemi disperati occorrono soluzioni disperate, altrimenti è meglio non fare niente. Cateno De Luca credo sia la soluzione disperata di tutta la Sicilia, non so da dove è saltato fuori, ma è una persona straordinaria, operativa, con una grande carica, è una carica che sta, Mario, lo possiamo dire ormai, inondando tutta la Sicilia, e dovete essere orgogliosi, al di là dell'idea politica che sia partita da Messina. Quindi io vi dico che come associazione noi spingeremo al massimo questi candidati, gli daremo il nostro sostegno, tutta la nostra forza che abbiamo, ma al di là, e lo dicevo prima con il mio amico dietro le quinte, al di là di come andrà la campagna elettorale, per noi siamo in campagna elettorale tutti i giorni e tutto l'anno. Noi continueremo con la nostra forza sociale sul territorio, continueremo con la nostra forza sociale ad aiutare chi ne ha bisogno, perché questo è lo spirito dell'associazione 5-6 e dovrebbe essere di tutte le associazioni. Quindi vi ringrazio che siete venuti veramente tanti questa sera, vi ringrazio i nostri candidati che ci hanno dato questa grande forza, questo grande coraggio, i candidati alle municipalità che avranno un ruolo molto importante. Lo diceva Morabito prima, che l'idea appunto delle municipalità, la nostra, è quella di unire, per questo abbiamo candidati praticamente da tutte le parti, di unirsi tutti e portare un problema poi al comune in maniera molto più forte, perché, e lo diciamo ormai per l'ultima sera, come dice il nostro motto, solo se è veloce insieme andiamo lontano. Quindi forza candidati 5-6, forza Federico Basile, forza Messina, un saluto ce lo deve fare, adesso non so che lui mi odierà, però un saluto, lui è uno insieme a me, insieme a Candela Volti, che è presente, e a Candelavo, che è stato presente tanti anni fa, abbiamo formato questa associazione, oggi credo che sia un grande risultato, quindi è giusto che tu sia qua. E ormai, anche se lo vedete giovane, è un veterano della politica, perché è alla seconda elezione da consigliere comunale, questa volta ha la grande responsabilità. E potete immaginare la soddisfazione per noi così giovani di essere il capogruppo dell'opposizione, e quindi passo la parola a lui e vi ringrazio ancora tanto di essere qui. Io non posso che rivolgere un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati che hanno parlato, che si sono presentati alla cittadinanza. Io, dal mio piccolo, faccio politica ormai da un bel po' di anni, sono al secondo mandato, vi posso dire che questa è un'esperienza che sicuramente vi cambierà professionalmente, personalmente, non solo la politica, ma anche l'impegno nel sociale, impegnarsi per migliorare il proprio paese, è un qualcosa che poi vi dà sempre grandi stimoli, vi fa crescere. E voi, io vi seguo sempre, insomma, anche se sto in silenzio sui vari gruppi social, gruppi WhatsApp, ci sono, vi seguo, state affrontando tutto questo con un grande forza di volontà, un grande entusiasmo, e questo sicuramente vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, quelli che avrete futuri, e al di là di quello che poi sarà il singolo risultato personale, poi ci sarà il risultato del gruppo che vi darà, come dire, sempre più forza, e il risultato della collettività andrà oltre appunto il risultato del...